voluto e costruito come sede di rappresentanza per esaltare il tradizionale carattere di ospitalità della famiglia Gagliardi, il palazzo è da Vibonesi considerato uno dei simboli più belli della città, passato solo da pochi anni nelle mani del comune dopo che l'ultimo erede Enrico, grande numismatico ed appassionato archeologo, l'aveva donato nel 1953 all'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, patrocinandovi l'apertura di una scuola di agraria. Finalmente restaurato, da poco più di un anno è stato riaperto al pubblico, inorgogliendo i vibonesi, fino a quando non si è saputo che una sciagurata decisione della precedente giunta San Marco ha pensato di trasformarlo in sede della prefettura. L'incredulità e lo stupore iniziale per una decisione che offende la storia della città si è tramutata presto in una sia pur pacata rabbia dei cittadini che non accettano l'idea di perdere un'altra volta Palazzo Gagliardi. Alcuni hanno pure costituito un gruppo su Facebook per dire no a Palazzo Gagliardi, sede della prefettura. Di questi sentimenti si fa ora portavoce l'ex sindaco di Vibo Valentia, Elio Costa. Nel periodo in cui io sono stato sindaco abbiamo pensato che questo palazzo fosse destinato ad eventi culturali in maniera tale che tutta la città potesse godere del palazzo, di questo meraviglioso palazzo, se non che poi ho appreso che stranamente questo palazzo, ed è bene che i cittadini lo sappiano, si vuole che sia dato alla prefettura. Alla prefettura, che non ha senso che possa venire in un palazzo che deve presentare determinati requisiti, determinate caratteristiche, e quindi io trovo molto strano che dopo che sono stati ottenuti dei finanziamenti vincolati ad una certa destinazione possa essere modificata la destinazione di questo palazzo per essere destinato alla prefettura. Questo mi pare che sia insensibilità assoluta nei confronti dei cittadini. I cittadini devono essere informati di questa strana idea di assegnare appunto il palazzo alla prefettura. È un palazzo invece che deve essere goduto dalla città, non dalla prefettura. Invece sembra che tutto stia crollando e io francamente questo non lo accetto. Non l'accetto perché ho lavorato tanto per ottenere i finanziamenti e perché questo palazzo fosse ristrutturato con una sua destinazione e fosse restituito ai ragazzi di Vibo, ai giovani, in maniera tale che i giovani potessero avere contezza di un raccordo con l'antichità, con le bellezze di un tempo.